cosa più grossa che c'era, che è la sfogliatina di mele. C'è Julie! Yeah! Come sprizzi gioia oggi! Mangiamo, mangiamo, buon appetito! Cominciando a piovigginare proprio in questo momento, per fortuna sono quasi arrivata a casa, sono le 11:20, mi sono salutata con Julie, non vi ho fatto vedere tutti i negozi che abbiamo visto perché abbiamo fatto dei giri un po' di corsa perché stavo cercando un regalino per una persona, però non vi dico niente perché potrebbe vedere i vlogmas. E non voglio ovviamente farvi spoiler, quindi non vi dico niente. È un'amica comunque, non è un ragazzo, perché come l'ho detto, potevate pensare che la mia vita fosse così felice e realizzata. Scherzando. E adesso, tornando a casa, mi sono fermata in una profumeria dove ci sono spesso delle offerte per comprarmi la crema viso, perché a termine non ho trovato niente di soddisfacente o con un prezzo normale, perché c'erano un sacco di creme che mi ispiravano anche da Sephora, ma io 20 euro per una crema idratante non li spendo, perché non è che mi servono cose strane, antirughe, quindi Nivea 6 euro e passa la paura. Sì, sto andando di là. C'è Woody che ogni volta che cambio stanza va in crisi. Stava dormendo sul letto. Allora, cari amici, a me mi sta venendo mal di gola. Questa cosa è molto grave, veramente molto grave. E cioè, mi si sta abbassando la voce. E perché questa cosa è grave? Perché, oltre al fatto che non è mai bello non avere la voce, io dopodomani, tanto scusate il rumore di spadellamento, ma sto mettendo l'acqua per la pasta per Giulia che tra poco esce da scuola. Io dopodomani ho il saggio, cioè il saggio, la serata di esibizione di Natale del coro. Perché, per chi non lo sapesse, da settembre sto facendo lezioni di canto e appunto dopodomani c'è la serata di Natale del coro, quindi dobbiamo cantare e niente, però poi lo vedrete perché sicuramente mi farò riprendere da qualcuno, ci farò riprendere, ci farò fare un simpatico filmino. E invece prossima settimana c'è la serata cantanti, in cui ci sono, diciamo, le esibizioni da solo. C'è l'insalata e i pomodorini intanto come contorno, però mi serve una portata. Adesso penserò a qualcosa da mangiare di abbastanza rapido, ma che mi sfami. In questo tempo che non ci siamo viste, adesso è tipo l'una e qualcosa, ho editato il video di ieri, che è andato online adesso, infatti adesso vi metto il link nella bio di Instagram, perché ho sempre paura che YouTube non vi mandi le notifiche e quindi che vi perdiate questi stupendi caricamenti. E tra l'altro ho scoperto con super piacere che Will Wush sta facendo i vlogmas quest'anno, tipo i vlogmas più divertenti che abbia mai visto nella mia vita, cioè lui è veramente troppo carino, io lo amo da morire. Tra l'altro in questo vlogmas ho visto che c'è il suo fidanzato. Penso che Will Wush sia la persona migliore di YouTube Italia, sinceramente, di cuore, con tutte le ragazze che adoro, lo sapete, penso che lui sia veramente la persona più piacevole, più carina di YouTube Italia. Io mi piscio sotto guardando i suoi video, mi fa troppo ridere quando fa soprattutto i video di vita buttata con i fratelli, io muoio perché mi fanno troppo ridere. Stasera sicuramente mi vedrò il vlogmas di Will Wush, sono troppo contenta e sono molto contenta anche che voi siate così elettrizzate del fatto che li faccia io questi vlogmas, perché ho ricevuto un sacco di cuoricini, di bandierine, di festoni, di cose appena l'ho detto che appunto avrei cominciato a fare i vlogmas. E quindi non vedo l'ora di leggere i commenti sotto il vlog che ho girato ieri, che è venuto carino perché vi ho fatto vedere abbastanza tutto quello che ho fatto, che sapete che non faccio sempre perché spesso mi dimentico, spesso non voglio rompere le scatole alle persone con cui sto, però ieri qualcosa vi ho fatto vedere delle cose che ho fatto. Oggi sarà un pochettino più complicato perché vabbè, adesso aspetto Giulia per pranzo e nel frattempo magari mi metto un po' a suonare il pianoforte, così
per ingannare il tempo mentre cucina. E poi alle 3 viene mio cugino Andrea, che facciamo un po' di inglese insieme. Gli sto dando una mano a preparare i compiti in classe, le interrogazioni. Domani c'è la verifica sui verbi. E poi devo andare a fare la babysitter dalle 5 e mezza alle 8 e mezza. E per quanto la bambina che seguo sappia che faccio video e spesso si vede i miei video, non mi va di metterla su YouTube. Insomma, capitemi, comunque è una bambina. Non ho neanche chiesto, tra l'altro, il permesso alla mamma, che è una collega di mia mamma di lavoro, ma onestamente non mi sembra il caso, quindi magari mi farò un pezzetto del vlog riprendendo me, non lo so. Spero di non beccarmi tutto il diluvio universale del mondo, sinceramente, perché non ce la posso proprio fare. Un po' perché ho paura di guidare col diluvio universale e un po' perché c'è un traffico bestiale, perché non abitano propriamente vicino a dove abito io. Vi volevo far vedere, vabbè, a parte il regalo che ho preso per la mia amica che non vi faccio vedere, ho preso per me questa crema viso, che è questa qua di Nivea Essentials. Nutriente per pelli secche e sensibili con burro di karité. C'era scritto senza parabeni e senza paraffine. Allora mi sono convinta. Ci sono ovviamente i siliconi, però io alterno, utilizzo se posso prodotti naturali, altrimenti io scendo molto a compromessi. Questa mi sembra di averla già provata l'anno scorso, non mi era dispiaciuta, quindi insomma l'ho trovata e l'ho presa. Sono proprio senza crema viso, cioè quella prima che stavo usando di Lavera, che tra l'altro non mi è piaciuta, quella che vi ho fatto vedere qualche video fa. Molto unta, era naturale come inci, ma era molto unta. Invece questa mi sembra di ricordare che fosse messa meglio. E poi mi è arrivato un ordine, un pacchetto di Amazon. Ogni volta che mi ferma il portiere e mi dice c'è un pacchetto per te, gli vorrei tipo rispondere sì, sono le mie collaborazioni con le aziende. E invece no, sono i miei ordini Amazon con i miei soldi. Perché, come vi dicevo ieri, mi sono comprata i dischetti lavabili. La confezione, noto con piacere che si è rotta. Speriamo che ci sia tutto dentro. Dischetti struccanti in bambù, lavabili e riutilizzabili, della marca BioLife, che ha sponsorizzato Valentina, la Rotten. Dovrebbero essere 12. Guardate che carini, sono morbidissimi. Guardate che belli. Sono in fibra di bambù e sono 4 celestini, 4 bianchi. Madonna, sono sofficissimi, vorrei farveli toccare, non avete idea. E 4 rosa. Sì, sono tutti. Si è sfocillata la confezione, ma ci sono tutti, quindi va bene. Tanto non è che ci debba fare grandi cose con questa confezione di carta. Però una cosa che c'è scritto è che qua dentro ci dovrebbe essere una beauty blender. Però non c'è la beauty blender, sorelli. Infatti l'avevo letto che c'era, che ci sarebbe dovuta essere una beauty blender, forse me l'hanno solata. Questa è una cosa molto divertente. Vabbè, ma tanto io li ho comprati per i dischetti struccanti, non per la beauty blender. E dentro c'è la retina. Queste comunque sono le cose fondamentali. Tanto la spugnetta ce l'ho, quindi amen. Quello che volevo io era i dischetti e la retina per lavarli in lavatrice. Io sto controllando ogni ora le previsioni del tempo, sperando che non mi aspetti una brutta giornata, ma mi aspetta una bruttissima giornata di temporale. Adesso mi metto a preparare il pranzo, poi vi faccio vedere con cosa mangerò perché ancora non ho deciso. E mentre pranziamo, poi ci vediamo a The Mentalist. Perché? Woody? Perché? Sai perché fa così? Woody? Sei pazzo? Mi sembri pazzo! Non urlare contro. Guarda, guarda come mi muove la coda piano piano. Amore, che ti dice? Mimmi, che ti dice? Amore, che ti... Guarda, è venuto qua da proteggersi da me. T'ho detto Dico così, niente. sai perché se ne fa così? Perché c'è l'odore di briciole, quindi si strofina contro per avere di più il suo odore sulla sua cuccia. Potrebbe Oh, amore, che essere. Abbiamo visto, ragazze, due puntate di The Mentalist fuori di testa. Cioè, questa serie è una figata. Non ne parla quasi nessuno perché è un po' vecchia, quindi secondo me gli appassionati l'hanno già vista, tipo 2000. 8, 2009, non ricordo più, forse ancora qualcosa prima, però cioè, è veramente una figata e ogni stagione che si va avanti diventa sempre più figa e sempre più intripposa, veramente, cioè si nota un sacco la differenza con le serie adesso, che
Per carità, alcune sono molto belle, però la maggior parte di quelle che vanno oltre le 2 o 3 stagioni, dopo un po' diventano ripetitive o noiose, eccetera. Invece questa è sempre una scoperta, perché le serie vecchie secondo me tenevano meglio botta. Allora, sto controllando che non mi cada la tazzina, perché ultimamente mi cade spesso dalla macchina del caffè, faccio un lago. Allora, mi sto facendo ovviamente un caffettino, ci metto anche un goccino di latte, così, perché penso di averlo detto un sacco di volte, ma a me non piace bere il caffè bollente e quindi quando riesco me lo faccio anche al bar, me lo faccio sempre macchiare con un po' di latte freddo perché così lo bevo più volentieri. E poi, siccome sto cercando di evitare di mettere sempre lo zucchero nel caffè, che è una cosa che io faccio sempre, l'ho sostituito mettendoci un goccino di latte. E non metto lo zucchero, metto un goccino di latte senza lattosio, così è un pochettino più leggero, più digeribile. Non metto lo zucchero e nel tè metto il miele. A volte metto un cucchiaino di zucchero nel caffè latte la mattina, ma più tanto perché sono una grande fan di raccogliere lo zucchero col cucchiaino con il caffè che è rimasto in fondo alla tazza, cioè una delle cose che mi piace di più del prendere il caffè. Comunque, fuori si sta rannuvolando tutto, infatti ho mandato Giulia a portare giù Woody adesso perché sennò arriva il temporale. E portarlo fuori quando diluvia non è mai semplice perché lui ha paurissimo della pioggia e poi si sporca sempre tutto un sacco perché ovviamente è tutto bianco, soprattutto sulle zampe. Eccoli! Un caninino! È un paccone gigante! Chi è? Mi sa che sta cominciando a fare i regali. Amici, vi faccio un piccolo salutino qui dalla macchina prima di andare da fare la babysitter perché sono arrivata un po' in anticipo, quindi mi sono fermata qui a cazzeggiare e praticamente stavo vedendo alcuni video sia vecchi che nuovi sui consigli dei regali di Natale da fare, perché in questo mese ovviamente mi dovrò cervellare e trovare dei pensierini da fare. La cosa buffa è che non ho idea di cosa vorrei io, perché a me non piace fare le wishlist né per Natale né per il compleanno, perché io sono un po' bambina, mi piace l'effetto sorpresa, almeno che non mi serva qualcosa in particolare, tipo quando a 18 anni ho chiesto il computer nuovo perché il mio era veramente da buttare. Mi piacciono le sorprese, però poi capisco che le persone vadano in crisi perché in realtà io ho anche tutto e quindi non so mai, ogni volta che mi chiedono, ma cosa vuoi per il compleanno? Io genuinamente non so cosa rispondere e fatemi sapere se anche voi avete questo problema e se in caso avete dei consigli da darmi, cioè cosa dico? Perché tendenzialmente, siccome io adoro, un soffetto mi dà troppo fastidio, siccome io adoro il mio compleanno, tendenzialmente mi va bene tutto. E, cioè, sembra una risposta un po' banale dire mi va bene tutto, però a me va bene genuinamente tutto. Cioè, che sia un paio di calzini, che sia un quadernino, che sia una cosa di make-up qualunque, che sia un pigiama, che sia una matita, cioè mi piace tutto perché è carino il pensiero. Cioè, non che cosa potrei chiedere, però anche quello in realtà, perché tanto i miei gusti più o meno li conoscete. Io adesso mi farò venire in mente delle idee, perché ci sono in realtà delle cose che vorrei. Non so, perché non voglio fare la daddy's girl della questione perché non sono proprio io, però ci sono delle cose che magari da sola non mi compro, però mi piacerebbe ricevere, tipo il profumo nuovo, perché quello, diciamo, di marca ufficiale l'ho finito. Qualunque cosa produca Anastasia Beverly Hills, insomma, queste cose qua. Eccoci, belli e splendenti. Mi sono struccata perché voglio solo mettermi a letto, sono stanchissima. Mi sono dimenticata la crema qua, quindi la crema ce la mettiamo insieme. Così vediamo anche com'è la consistenza, intanto questi soliti ciuffi decollano. Allora, è andato bene il mio pomeriggio di babysitteraggio. Per fortuna il grosso del temporale l'ha fatto prima che uscissi da casa della bambina, perché se no sarebbe stato un bel problema. Prendo la crema che sta qui sulla confezione. Penso che mi basterà pure perché è una cifra. Chiacchierato un po' con i miei che oggi praticamente non li ho mai visti. E niente.
sa troppa, molto unta. Poi che vi volevo dire, niente, vi volevo rendere partecipe di uno dei miei attacchi di ipocondria. Perché prima, mentre accarezzavo Woody, mi sono accorta che c'ha un piccolo rigonfiamento sotto pelle sulla pancia. Sembra una cistina, però siccome tanto lo volevo portare uno di questi giorni dalla veterinaria, perché siamo rimasti indietro del richiamo di un vaccino, perché ad ottobre, se avete seguito un po' le storie su Instagram, è stato male, c'è avuto un problema all'anca e quindi non gliel'abbiamo fatto fare per non stressarlo, solo che adesso glielo volevo far rifare. Allora lo porto domani mattina, che lei è di turno dalle 10:30, lo porto così gli faccio fare questo vaccino e intanto gli faccio controllare pure questa cosa. Stasera cominciava la nuova stagione dei medici, però un po' io non ho qui i canali della TV perché è sulla Rai e un po' non sono tornata in tempo per cominciarla, quindi adesso faccio un giro su Rai Play e adesso guardo su Rai Play se si può già vedere la puntata, se non la recupero domani. E basta. Mi spiace che il vlog di oggi è stato un po' meno divertente forse, però ci saranno giornate anche così, soprattutto in queste prime settimane che non sono molto natalizie. Però spero che vi abbia tenuto compagnia lo stesso e vi auguro una buona notte. Noi ci vediamo.